Se cerchi la bontà e la freschezza di un gelato artigianale preparato all'istante grazie alla tecnologia S-Roll, l'indirizzo giusto è Benessere in Frutta, Viale Cassitto, Avellino. Benjamin, fa davvero strano vederti con una maglia diversa da quella bianco-verde e fa strano soprattutto dopo un gol realizzato contro l'Avellino, commentavamo da studio, l'avevi promesso proprio ai nostri microfoni in settimana, in caso di gol non esulto, e così è stato. Sì, no, l'ho detto prima della partita, c'ho troppo rispetto per questa squadra, però è giusto che mi fa piacere fare il primo gol in prima partita in casa, e dai, non conta contro l'ex, mi dispiace per l'Avellino, pure ho visto una bella squadra dell'Avellino oggi, a chi faccio lì in bocca al lupo, e dai, speriamo bene per noi, per la Cremonese. Un risultato bugiardo o no? Bugiardo? Per me, secondo me no. Penso che, visto sul campo, abbiamo messo l'atteggiamento giusto, abbiamo avuto le occasioni, il calcio è fatto di come si dice? Episodi. Di episodi, quindi abbiamo gestito meglio gli episodi nostri, dai, si può essere così ogni partita, beato a noi. A proposito di episodi, Benjamin, ti abbiamo sempre difeso, lo ricordavi stesso tu l'anno scorso ai nostri microfoni a Contatto Sport, che gli arbitri ti penalizzavano soprattutto per la tua stazza fisica. Forse quest'oggi è accaduto lo stesso ad Asensio nell'occasione del gol, o no? Dai, io non so, perché è venuto forte sul portiere. Gli arbitri devono difendere il portiere pure. È vero che non era sul piccolo rettangolo, però l'arbitro ha fischiato, mi dispiace per lui, per l'Avellino, però ha fischiato, non possiamo più fare niente. Sinceramente abbiamo visto un Benjamin Mokulu completamente diverso, perché lo ricordavamo in settimana, ti abbiamo visto nel ritiro a Cascia, non eri dell'umore giusto, non eri forse neanche nelle migliori condizioni fisiche. In poche settimane è cambiato tutto qui a Cremona. No, non potete dire che non ero in forma fisica a Cascia, solo che quando arrivi, che lo sai che nessuno ti vuole nella squadra, non puoi fare niente. Sono arrivato in una squadra dove i tifosi mi vogliono bene, l'allenatore ci crede al 100% su di me, il presidente l'ho sentito parlare, ma punta tutto su di me, quindi vengo con un atteggiamento diverso, è giusto così. Che cosa ti sentite dire ai tifosi dell'Avellino invece? Io li saluto, li voglio sempre bene a questi tifosi, e dai, ci vediamo ad Avellino in ritorno.